Allora, siamo felicissimi di avere qui il regista Simone Spada, perché ci siamo innamorati di questo film appena uscito. E questo film ha, come vi ho detto prima dell'inizio, ha una vita breve, cioè è uscito nei cinema il 24 maggio, quindi oggi festeggiamo le 5 settimane. Che è un record, come tu sai, perché stare 5 settimane in sala oggi difficilissimo, certo, in Italia. Certo, e il film è ancora a Roma in... 6-7 sale ancora a Roma da domani, che sarebbe poi giovedì, si cambia, certo. Sai che c'è il cambio, e saremo ancora in 18 sale d'Italia, che per noi è quasi un record, certo. Perché poi farsi una sesta settimana di questi tempi, c'è tanta voglia di mare anche, quindi... sappiamo bene, ma non solo, ha festeggiato i 50.000 spettatori all'Intrastevere qualche giorno fa, una settimana fa, esatto, e il 3... luglio. Sarà... 3 luglio saremo da Nanni Moretti a fare un dibattito, perché Nanni usa fare verso luglio ogni anno una rassegna che si chiama Bimbi Belli, cioè dei registi esordienti, tra cui, nonostante i miei capelli bianchi, sarò un bimbo bello anch'io, e quindi farò un incontro con lui che è molto bello, perché è un po' un timbro di qualità dei film che escono durante l'anno, quindi quando mi ha chiamato per invitarmi, certo, mi sono un po' emozionato. Sì, è un posto di prestigio. Guarda, ho visto una vignetta oggi che diceva: ho 20 anni con 25 anni di esperienza. Nel tuo caso è perfetto, insomma. Esatto. E, appunto, allora l'ha detto lui, che infatti un altro ricorrenza che a me piace tanto guardare, lui ha cominciato nel 1999. Nel 99, okay, sono 18 anni, forse 98, adesso quindi... Con Vincenzo Marra. No, con Vilma Labate. Con Vilma Labate. Vincenzo Marra l'ho fatto subito dopo, l'anno dopo, insomma, Tornando a casa, che era un film che conosco. Lui ha girato pure a Nettuno, Vincenzo Marra ha girato quel film Vento di Terra. Vento di Terra, forse. No, io ho fatto Tornando a casa, che abbiamo girato Pozzuoli, Bacoli, perché io... Diciamo, no, perché se non capiscono, io per 20 anni ho fatto l'aiuto regista di tanti film che probabilmente anche avete visto, tra cui Checco Zalone, credo che... No. È trasversale, credo che un po' tutti sapete chi è, poi tanti altri, sono stato responsabile anche di qualche Maresciallo Rocca o Squadra Antimafia, quindi insomma per 20 anni ho frequentato tantissimi set facendo l'aiuto regista, e io sono arrivato alla tenera età di 45 anni a fare il mio primo film da regista invece. No, la cosa bella è che noi l'abbiamo incrociato in realtà tantissime volte, però non lo sapevamo, cioè io lo sapevo perché guardo i titoli di coda fino alla fine, perché lui è stato l'aiuto regista di Claudio Amendola, La mossa del pinguino, che noi facemmo quando uscì, insomma, nel sempre giovani autori greco. Poi Edoardo Leo, Noi la Giulia. Edoardo l'avete tutti, sì. Anche di Claudio. Il Claudio ha fatto anche Il permesso. Di Edoardo ho fatto Buongiorno Papà, Noi la Giulia, Che vuoi che sia, che è l'ultimo che ha fatto. Ma soprattutto Claudio Caligari, Non essere cattivo. Non essere cattivo, e anche Gilles Robot. Che noi abbiamo adorato, Non essere cattivo, infatti l'abbiamo fatto a novembre, nel ricordo di Pierpaolo Pasolini, e questo era Gira ad Ostia, così, cioè. E poi appunto anche lo chiamiamo Gilles Robot, e l'ultimo che avete visto suo come aiuto regista è stato La vita possibile, quello di Ivano De Matteo. Ivano De Matteo, sì. Con la Buie. Con la Buie Colino a Torino abbiamo girato, sì. Che noi abbiamo fatto in occasione della giornata contro la violenza. È venuto Ivano? No. Allora poi lo chiamo e gli dico che io sono venuto. Sì. No, ma infatti io dopo ti ho preparato tutte le schede dei film dove tu sei stato aiuto regista, che noi abbiamo proiettato, così almeno le tieni per ricordo. Così a tutti quelli che non sono venuti poi gli dico... Facciamo, diciamo, per peccato... Il bacchetto. Allora, una piccola curiosità. Questo è il tuo esordio. Sì. Però Wikipedia parla di una certa Main La Casa. Sì, quello diciamo è stato un progetto su commissione, che era un film religioso che io ho fatto, tra l'altro scritto da una suora, molto curiosa la faccenda, e quindi non è stato proprio un film, è stato un po' come fare l'aiuto regista. Ci hanno pagato bene, quindi insomma siamo andati tutti di corsa, però il film che non è mai uscito, finché era stato fatto per le case salesiane in giro per il mondo, tra l'altro
con pochi soldi in costume, c'è una comparsa vestita in costume ma con le all-star, Smith ai piedi. È stato un film un po' particolare, ma divertente, insomma, però questo è il film. E infatti ti sei portato molti degli attori con cui hai girato. Molti amici. Perché Claudio Amendola, Luca Argentero, Barbara Bobulova, Silvia D'Amico, Caterina Sciula, erano tutti attori con cui ho già lavorato in diversi film. Li hai nominati, insomma, alcuni di questi film. E invece l'unico con cui non ho mai lavorato era Beppe Battiston, a cui ho dato un po' il ruolo, diciamo, il mio ruolo, cioè è un po' la mia incarnazione, cioè l'idealista del gruppo e anche un po', se vogliamo, il protagonista del gruppo, anche se poi il film ha abbastanza, secondo me, i pesi giusti su tutti loro, insomma. E li ho scritti anche un po' pensando a loro, cioè sapendo con loro come potevo giocare un po' sui personaggi. Poi sono stati tutti molto generosi, questo c'è da dirlo, perché è un film che, per quanto ha un cast così importante, è un film che abbiamo fatto anche con relativi mezzi, nel senso non è un film che è costato, perché sono venuti tutti abbastanza... Per amicizia, poi, però per stima e per scommettere su questa cosa che era un po' sui generis, cioè un film italiano in Armenia, quando glielo ho detto... erano tutti molto curiosi, ma è stato anche difficile tenerli lì. Certo, non ti farò mai i nomi di chi voleva scappare, ma insomma. Ma all'inizio Claudio Amendola vuole. Ecco, Claudio è uno di quelli che dopo un po' faceva fatica. Infatti, il suo personaggio, secondo me, è riuscito anche per questo. Lui lo sa, ce ne abbiamo parlato, è stato meraviglioso per quello. Certo. Senti, mi ha colpito il mio. Allora, perché ci siamo innamorati di questo film a maggio quando è uscito? Il primo approccio è stato il titolo, Hotel Gagarin. Gagarin fa il primo volo nello spazio nel 1961. Io sono nato nel 1961 e quindi c'è stato. E poi Gagarin era il primo cosmonauta, cioè il primo cosmonauta russo, c'era questa magia. Scusami, ti interrompo, ma lui il 12 aprile del 61 ha fatto il primo volo nello spazio. E proprio una settimana fa stavamo con Luca Gentero e abbiamo letto che l'ONU ha dedicato la giornata del 12 aprile del 61 al volo dell'uomo nello spazio. Adesso non so che ricorrenze faranno, però è una cosa che l'ONU ha deciso di dedicare questa giornata e quindi eravamo tutti contenti di questa faccenda. Certo. E poi perché? Allora io appunto Simone Spada lo conoscevamo di nome, insomma, come aiuto regista, e la prima curiosità è stata appunto come ha fatto a chiamare a sé tutti gli attori, perché il cast, nella prima stesura della scheda ho scritto che il cast era da colossal, cioè oggi trovare insieme o sotto film 5 attori che da soli farebbero soltanto il film è un record, ma questo ce l'hai già detto, perché insomma... Sì, poi portarli in Armenia, poi in Armenia, perché questo gli ho detto dopo, non dice, bello, sì, ma l'albergo dov'è? Poi ve lo dico, ma adesso insomma vedete se vi piacciono i personaggi, poi... A febbraio ce l'hai portati. Sì, perché poi quella è stata un'altra cosa, siccome io volevo su anche la neve, e nel Caucaso la neve c'è, come qui più o meno, tra fine dicembre e febbraio, fine febbraio, quindi io mi sono fossilizzato su questa della neve, però la differenza della neve là è che quando là c'è la neve fa veramente meno 20, meno 30, che sono temperature a cui noi non siamo proprio preparatissimi, quindi c'era la gara alla calzamaglia, insomma, la sera in albergo, ognuno sfoggiava le proprie calzamaglie, anche la troupe, insomma. Però hanno resistito. Ce la siamo cavata. Il film è scritto benissimo, chi l'ha visto lo può dire, che il film è scritto in maniera meravigliosa, pieno di battute, pieno di cose, insomma, che colpiscono. A me per esempio una, che ne parlavamo fuori con il mio socio, con Gian Matteo, che io quando lui ha detto ma questo progetto del Cine Club, perché poi ti racconterò, allora io gli ho detto proprio quella frase del calabrone, che io trovo bellissima, quella lì, la struttura alare del calabrone in relazione al suo peso non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. E appunto la citazione di tale Igor Sikorsky ci sta bene, perché credo che sia stato anche il tuo progetto quando hai messo su questo film. Sì, quella in verità ho scoperto dopo che era di Igor Sikorsky, ma era una cosa che mi diceva il mio allenatore di calcio, perché non ti sembrava, io giocavo a pallone da ragazzo. E il nostro allenatore di spogliatoio ci diceva questa cosa, lo sapete perché il calabrone vola? Perché va a volare,
e doveva essere uno sprone a noi per cercare di far meno un pari, portare a casa un punto. E quindi questa cosa mi è rimasta dentro, e quando ho scoperto che era anche poi una citazione di qualcuno più illuminato, il mio allenatore di calcio, ho deciso di darla in bocca a Giuseppe, che è quello che va avanti a citazioni, insomma. Certo, certo. È quello che difende Arcaruzza. Chi di voi ha visto Arcaruzza di Sokurov? Noi non abbiamo avuto il coraggio di mettere. Questa è bella. Chi l'ha mai visto l'Arcaruzza di Sokurov? Alzi la mano. Beh, dai, nessuno. Ma facciamo finta che. No, noi non l'abbiamo proiettato perché abbiamo detto che era una lentezza. Insomma, un film impegnativo. Però in classe, diciamo. In classe è ancora più impegnativo, perché insomma. È proprio quello che dimostra come proprio forse neanche vuoi arrivarci a questi studenti. Certo. Senti, visto che il film è scritto tanto così bene, e tutti i film a cui tu hai collaborato, da Non essere cattivo, insomma, quelli che abbiamo citato, proprio evidenzia la bellezza della scrittura. Quanto, cioè, non hai tentato di, oltre a fare aiuto regista, di inserirti anche nello script, anche nel. No, io guarda, no, perché a parte che io non so se sono un grande sceneggiatore, questo qui l'ho scritto. E ti ringrazio perché mi dici che hai scritto bene. Io quindi è una mia idea, era una mia idea che ho anche scritto insieme a Lorenzo Rossi Spagné, che mi ha dato una mano. E, però io sono anche, siccome sono proprio un aiuto regista puro, penso sempre che c'è una divisione dei ruoli. Non è detto che il regista debba per forza essere autore della sceneggiatura, poi in Italia adesso c'è l'attore che è sceneggiatore, che è anche regista e che magari si monta anche il film tra un po', però nessuno è Takeshi Kitano qui. Quindi io sono dell'idea che mi piace molto scrivere, la scrittura ha delle regole precise, soprattutto quella di cinema, quindi qui ho cercato proprio di creare il viaggio dell'eroe, cioè l'avventura, la chiamata alle armi, il blocco. Approfitto della citazione del viaggio dell'eroe. Questo film ha un altro motivo per cui ci ha colpito immediatamente, perché quasi subito, insomma, chi l'aveva visto, le prime critiche hanno fatto un paragone con Mediterraneo, e voi sapete che Mediterraneo è il primo film con cui abbiamo cominciato nel lontano 12 novembre 91, e poi arriva all'Oscar, e questo è l'augurio. Non con questo, ma magari nella vita un giorno potrebbe accadere. Lascia di fare questo augurio. E tu come l'hai presa questo parallelo? Ma io bene, perché l'ho voluto proprio citare Mediterraneo, cioè uno di quei film, cioè la scena in cui, per chi ha visto Mediterraneo, forse l'avete visto in molti. Sì, io l'ho fatto rivedere. L'hai fatto rivedere. 25 anni, gli ho fatto vedere lo spezzone. Ok, esatto, cioè proprio l'arrivo di Paolo De Vita, il pugliese che vive in Armenia, mentre lo giocano a calcio, è proprio. Antonio Catania arriva con l'aereo sull'isola greca e dice che ad Abantoni dice che figure non c'è. C'è la stessa proprio scena che ho voluto mettere proprio per omaggiare quel film lì, perché è un film che a me mi ha colpito proprio tanto, me lo sono sempre portato nel cuore proprio come idea di cinema, insomma, come idea di commedia intelligente, non commedia volgare, ecco. Guarda, se non ci fosse stato Mediterraneo, forse noi non avremmo nemmeno iniziato l'avventura di Invito al Cinema, perché quando lo vedemmo aprile è talmente. Questo lo dobbiamo rifare noi poi nella rassegna. Sì, poi c'è la poetica della fuga del Mediterraneo, che fa parte un po' di tutti gli spiriti liberi. Nel 91 si viveva molto, adesso viene la stessa tentazione, la stessa riserva. Avete qualche domanda da fare al regista? Almeno una. Perché purtroppo il tempo corre e noi alle 8:20 dobbiamo iniziare. Io sì, tutto. Va bene così. No, ma poi Sokurov è un grandissimo regista, e lì non è neanche presa in giro. Beppe l'Arcaruzza però senti una volta una critica divertente in cui qualcuno diceva l'Arcaruzza e il pubblico anche. Non è mia, Dopo, se volete, l'aiuto regista, sì. Sì. E quando decido di passare finalmente al regista, perché? Ma
In verità non lo so, nel senso che quando ho iniziato da giovane, quando ho iniziato io avevo l'idea di fare il regista da bambino. E poi quando ho iniziato sui set a fare l'assistente alla regia prima, l'aiuto regista dopo, il lavoro, per mia fortuna, si vede che ero bravo, mi chiamavano tanti registi e quindi io ho lavorato tanto e a un certo punto avevo un po' messo da parte l'idea, perché poi il nostro è un lavoro abbastanza intenso, cioè si lavora per 3 mesi ma H24, poi ci si riposa un mese, se sei fortunato riparti un altro film, e a me succedeva quello e quindi non ho tanto pensato più, poi riuscire a fare un film è difficile, perché è un'impresa, e quindi per mille motivi, perché non è una cosa che si fa in tre, si fa in tanti, ci sono dei soldi che qualcuno deve mettere, insomma un'operazione abbastanza imponente, quindi non avevo bisogno di dedicarci molto tempo e io paradossalmente di tempo ne avevo poco, nei tempi in cui ero fermo tra un film e l'altro scrivevo questa storia che prima aveva una dimensione, poi un'altra. E poi a un certo punto il produttore, forse più pazzo di me, che è Marco Berardi, che ha detto: ma io voglio fare il tuo film. Ho detto: io sono pronto. Facciamolo. Il produttore ha avuto una candidatura a Taormina. Infatti, il 30 giugno dobbiamo fare il tifo per Marco Berardi. Certo. Allora, questa quindi è una cosa stupida, no? Nel senso che io ho scoperto che nessun regista ha la locandina del suo film. Perché nessuno va alla sacca a prenderla. Esatto. Quindi, grazie. Tanto non ce l'ho così incorniciata, perché qualche locandina ce l'ho, ma così, grazie. Intanto grazie. Ti regaliamo la cosa. E poi, qui abbiamo Aspetta, Viola. Appoggio Viola un attimo questo. Sì, poi questa... se fu Viola non ci saltare sopra, poi se fu Viola. Allora, questa è una cosa... Allora, voi sapete che noi da 2 anni a questa parte facciamo il premio del pubblico, nel senso che loro che vengono a vedere il film, gli è stato dato un fogliettino e loro votano e alla fine della rassegna viene assegnato al premio del pubblico che l'anno scorso è andato a Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni, l'ha ritirato a settembre, anzi abbiamo fatto una personale, poi su YouTube abbiamo fatto 3 film suoi. Questo è un riconoscimento che ti attribuisce il Cineclub della Dolce Vita. E io vi ringrazio, grazie. È di Vela, essendo Anzio una città di mare, eccetera. E poi sulla targa è scritto: Hotel Gagarin è uno specchio della grande fabbrica di sogni che è il cinema, uno spazio dove si possono ricostruire i sogni infranti, cercando di realizzare quelli degli altri, dove si può ricominciare anche quando tutto sembra perso. Gagarin, primo uomo a volare nel cosmo, disse: la Terra vista dallo spazio è un posto bellissimo, senza confini né barriere. Hotel Gagarin ci ricorda che anche il cinema è un luogo meraviglioso senza frontiere. Grazie. E in questo periodo di respingimenti, bravo. In questo periodo che stiamo vivendo, dobbiamo tutti affermare che non abbiamo confini né barriere. E infatti questo mi fa piacere che lo dici. All'accettazione e al cinema... A me il cinema ha salvato la vita, io ve l'ho detto tante volte, così eccetera. E un film che omaggia il cinema come il suo Hotel Gagarin era tanto che non lo vedevo. Quindi io mi faccio una cosa No, però hai detto una cosa, scusami se mi attacco proprio dritto, perché è una cosa importante. Gagarin parla di tante cose, poi spero che si capiscono, anche è un film abbastanza semplice, parla però di cose secondo me in maniera anche divertita e un po' originale, di cose importanti, che sono anche il provare a guardare l'altro, il diverso, che non conosciamo. E adesso purtroppo, poi ognuno la pensa come vuole, ma io penso che io e Eros, che ci siamo conosciuti 10 minuti fa, la pensiamo uguale, e in un momento in cui si chiudono i porti, questo è proprio un porto, no? L'ha detto Claudio Amendola, la stessa stupidaggine sto dicendo io, forse è un'ovvietà, ma l'altro giorno al Cineporto della Cine America, e apriamo le porte proprio all'immaginazione, ma all'altro, perché attraverso l'altro l'immaginazione può lasciare qualcosa. Grazie. Grazie.